Perché donare un immobile? La donazione avviene per due motivi principali. Il primo motivo perché voglio già suddividere il mio patrimonio tra i miei familiari e quindi già avere una situazione chiara. L'altro motivo è un motivo fiscale. Cosa significa motivo fiscale? Naturalmente, effettuando oggi una donazione, tu cristallizzi da un punto di vista fiscale la situazione. Perché? Perché le tasse le paghi oggi. Quindi se eventualmente in futuro le tasse dovessero aumentare, tu le hai già pagate e quindi non subirai eventuali aumenti fiscali. Ma quanto si paga per donare un immobile? Fino al valore di 1 milione di euro non si pagano tasse tra parenti in linea diretta, cioè moglie, marito, figli. Sopra 1 milione di euro invece si pagherà il 4%, ma solo sulla differenza, quindi fino a 1 milione di euro non si paga nulla, sulla parte eccedente si pagherà il 4%. Tale aliquota poi cambia a seconda dei livelli di parentela. Ma si può vendere un immobile proveniente da donazione? Certamente sì. Oggi c'è uno strumento che tutela in maniera completa l'acquirente e la banca nel caso in cui c'è un mutuo, ed è la polizza assicurativa sulle donazioni. Questa polizza va a coprire eventuali situazioni in cui vengano fatte azioni di riduzione da parte di eventuali eredi, conosciuti o non conosciuti, che vanno ad impugnare la donazione successivamente alla compravendita. Dopo quanto tempo posso vendere un immobile proveniente da donazione senza dover stipulare una polizza assicurativa? Ci sono due casi. Nel primo caso devono essere passati 20 anni dalla donazione se il donante è in vita. Nel secondo caso devono passare 10 anni dalla morte del donante. Posso quindi vendere o acquistare un immobile proveniente da donazione? Certamente sì, seguendo i piccoli accorgimenti di cui abbiamo parlato durante questo video.